Normandy, attracco autorizzato. C'è bisogno di mezzi di trasporto? Me ne occuperò io. Sì, comandante. Vorrei chiedere trasferimento in una zona contesa ai razziatori, sergente. Stato spettro riconosciuto. Attenda, prego. Arrivo al mercato del Presidium. Certo, possiamo inviare delle navi alla colonia nel giro di 36 ore. Avete bisogno di supporto medico? No, evacuare la colonia è più che sufficiente. Grazie, ambasciatrice. Ambasciatrice? Visto che siamo qui, ne approfitto per coordinare le azioni della flotta. Evacuare colonie e rinforzare le difese Turian. Credo sia successo proprio qui, 3 anni fa esatto. Cosa? L'imboscata degli assassini di Saran. Ero appena arrivata alla cittadella. Credevo non mi servissero le barriere. Che ingenuo. Saran voleva assassinarti? Sì, avevo disattivato i get e trovato quella registrazione che dimostrava la sua alleanza con i razziatori. Mi recai su Ilium per informare le autorità, ma i mercenari di Saran mi aggredirono. La scampai per miracolo. Poi mi nascosi in un trasporto Turian e arrivai qui. Credevo di essere al sicuro. Un conto è trovare gli scagnozzi di Saren negli agglomerati, ma qui al Presidium... Armi silenziate e proiettili al polonio. Nessuno sentì nulla. Mi ferirono al braccio e la tuta fu tutta un messaggio d'allarme. Era la prima volta che mi trovavo in pericolo durante il pellegrinaggio. Scappai alle ambasciate per chiedere protezione e consegnare i dati su Saren. L'addetto Turian mi chiamò ratto con la tuta. Minacciò di sbattermi fuori dalla stazione se non me ne fossi andata. Magari potesse vederti adesso. L'ha appena fatto. Quello di prima era lui. Non credo si ricordasse di me. Forse dovremmo rinfrescargli un po' la memoria. Ho passato gli ultimi 3 anni a escogitare un modo per fargliela pagare. Ma quando l'ho visto, era un semplice addetto, con un disperato bisogno di aiuto. Un aiuto che tu gli garantirai. Ottimo lavoro, ambasciatrice. Questa guerra è più importante di futili rancori e pregiudizi. Forse io e lui abbiamo entrambi bisogno di crescere. La differenza è che tu l'hai aiutato quando aveva bisogno. Grazie, Shepard. Ho preso esempio da te. Sembra tutto così tranquillo. Ho ritrovato l'obelisco di Karza. Può andare a prenderlo all'hangar D24. Davvero? Magnifico! Grazie, comandante. Ci sarà di enorme aiuto per alcuni delicati progetti in corso. Arrivo all'Huerta Memorial Hospital. Sì.
Mi scusi, ho recuperato gli anelli di Alun. Ora sono all'hangar D24. Ma... è magnifico, grazie. Le Asari festeggeranno questa miracolosa scoperta fornendo più supporto agli ospedali locali. Sì, anche qui la situazione è migliorata. Ho trovato questo piano terapeutico in uno stabilimento chimico. Potrebbe servire? Un piano terapeutico? Non ho mai visto questo tipo di procedura. Oh, deve essere sperimentale. È un rischio, ma faremo qualche test per valutare l'effetto sulla nostra paziente. Qualche progresso? Sì, il reagente sta iniziando a fare effetto. Arrivo a livello agglomerati, purgatori. Ho recuperato il codice degli antichi ad Ekuna. È disponibile all'hangar D24. Con esplosione di gioia. Veramente. Una notizia magnifica. Grazie, umano. Il nostro popolo ne trarrà sicuro giovamento. Con sincera gratitudine. Grazie, umano. Stato spettro riconosciuto. Selezioni una... Attenda, prego. Arrivo all'hangar d'attracco E24, alloggi civili d'emergenza. Le persone che erano con te, chi erano? Alcuni mercenari di... Sono unito a loro quando ho saputo che stavano per colpire ciò. Cosa ci fai? Aspetta. Ah, andiamo. Ho trovato una sfera Protean su Jainum. Contatta l'Alleanza e di che il comandante Shepard ti ha autorizzato a venderla. Ok, grazie. Chiamo subito. Grazie, comandante. Ora la mia famiglia non morirà di fame. E nemmeno qualche altro rifugiato intrappolato qui. Era ora. Dopo secoli di accese ostilità, gli Antequali hanno entrambi accettato di schierarsi contro i Razziatori. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Arrivo alle ambasciate del Presidium. Urgentemente. Umano, devo parlarti per conto della mia gente. Di che si tratta? Con dolore. Dekuna, il mio pianeta natale. I razziatori sono giunti. Con dolore. I nostri guerrieri sono assediati.
e non esistono forze che possano salvarle. Urgentemente. Per favore. Tutte le altre specie ci hanno voltato le spalle. Come combatte la vostra gente? Orgogliosamente. Con fanteria assistita da Ivi, i nostri soldati portano sulla schiena armi pesanti in battaglia. Con orgoglio misto a vergogna. I nostri nemici ci chiamano carri armati viventi e con altri nomi meno piacevoli. Se i razziatori sono già là? Con disperazione. Non esiste nessun altro che possa tentare. Speranzoso. Forse potremo evacuare alcuni nostri civili all'arrivo delle vostre forze. Ansiosamente. Resterò qui in attesa di notizie. Fate in fretta, de cuna brucia. Tutti i file rimasti devono essere sequestrati e registrati con livello di sicurezza Tentron. Comandante Shepard. Ha scoperto qualcosa? Stiamo proseguendo le indagini sulle attività del consigliere Udina. Non è chiaro come avesse potuto ordire la cospirazione. Tuttavia, desidero parlarle di un'altra questione. La situazione è sempre più critica per le Repubbliche Asari. Sappiamo che al crucibolo manca ancora un componente essenziale. Lei lo chiama catalizzatore, giusto? Sa dove si trova? No, purtroppo. Però possediamo un manufatto sul nostro pianeta natale, Tessia, coperto dal massimo riserbo. Che cos'è? Le basti sapere che potrebbe aiutarla a trovare il catalizzatore. Il manufatto è in un tempio a queste coordinate. La squadra scientifica sul posto le fornirà assistenza. Se il manufatto è tanto importante, perché tenerlo nascosto? Anche gli alleati possono avere segreti. La galassia si fonda su un equilibrio tra poteri che non vogliamo stravolgere. Ci stanno già pensando i razziatori. Ed è per questo che condivido queste informazioni. Perché questa improvvisa collaborazione? Qualcosa deve essere fatto. Il nostro pianeta non era mai stato minacciato. Tessia è sempre stato un'oasi di pace in una galassia in subbuglio. I razziatori stanno per cambiare tutto. Farò il possibile. Lei ha sulle spalle una responsabilità che nessuna creatura dovrebbe mai sopportare. Pregherò per lei. Sergente, ho un fratello minore.